meglio. Allora, quello che andiamo ad aprire è questo bel pacchettino. Vediamo un po' che cosa contiene. Multiball. Ah, già vedo delle cose che mi piacciono. Ed eccoli qua. Un altro bel poker di artificiali proveniente direttamente dalla Zurinoia. Benissimo. Allora, questi qua sono stati presi sempre con quella soluzione che avevamo visto, il poker di Stinger. Questi però non sono Stinger, sono sempre Zurinoia, ma sono artificiali un po' più piccoletti. Come vedete, le confezioni ormai sono uguali, diciamo, a quelle degli artificiali commerciali che troviamo naturalmente nei negozi. Questi qua sono artificiali economici e sono praticamente il DV77. Pesano 22 grammi, sono 110. E quindi hanno praticamente delle capacità balistiche, credo, abbastanza buone, e hanno la possibilità di essere lanciati però anche con canne da spinning, diciamo, più potenti, medie, diciamo così, però sono piccole, sono dei 110. Fino ad ora abbiamo visto i 120 e abbiamo visto i 140. Questa misura qui non l'avevamo provata. Benissimo, ora andremo a provarla per voi. Ne ho preso 4 colorazioni, ce le vediamo tutte, naturalmente le misuriamo e le pesiamo e poi le andiamo a provare in mare e ce le vediamo anche da vicino. Ok, per prima cosa quindi andiamo ad aprirle. Perfetto, allora questo qui ce lo teniamo qua vicino giusto per avere le scritte, finalmente sono in inglese queste qua. Cerchiamo di capire dalla confezione, ovvero dal pacchettino. Questo qui abbiamo visto prima le caratteristiche, ce le guardiamo di nuovo. Quindi si tratta del DV77R 110S Sinking, c'ha gli ami da 4, quindi queste qui sono ancorette del numero 4. Pesa 22 grammi ed è lungo 110 mm. Pacchetto da 4, quindi con 4 colorazioni diverse, stesso artificiale, stessa tipologia di artificiale. Come al solito andiamo a vedere anche le ancorette se hanno consistenza e resistenza. Non mi sembrano un granché resistenti, lo split un po' di più, però come sapete io ormai provo l'artificiale, diciamo, per anche quelle che sono le armature, quindi lo proverò con le armature originali. Quando si tiene in mano questo artificiale dà una bella sensazione di robustezza e peso giusto. La pesistica interna è fissa, non si muove in questo caso, a meno che non è bloccata questa qui, no, ma è proprio così e c'è solo praticamente il rattling. Ecco qua, perfetto. Questa colorazione mi piace davvero tanto, l'ho avuta su altri artificiali ed è stata estremamente catturante. Vedremo se in questo formato, questa dimensione, questa particolare palette è altrettanto catturante. Questi qua sono gli artificiali 4 poker della Zurinoia nuovi DV77. Ok, andiamo a prendergli le misure, quindi dovrebbero essere lunghi 110. Vediamo un po'. Perfetto, ci troviamo davvero perfetti con la misura della lunghezza. Eccola qui, ve la faccio vedere per bene. Perfetto. 110, sono naturalmente produzioni, diciamo, comunque industriale, quindi non avremo grosse differenze se non poche micron, diciamo così, ma penso sia quasi impossibile notare una qualche differenza. Il peso ci interessa tantissimo per poter capire come li andiamo a lanciare con la nostra attrezzatura. 22 grammi, perfetto. 22 grammi anche questo qui, perfetto. 22 e l'ultimo 22, quindi 4 artificiali con le misure che abbiamo letto sulla confezione che ci ha descritto il produttore, già armati, che pesano praticamente 22 grammi e sono lunghi 110 mm. Ora ce li andiamo a vedere un po' più da vicino e poi passeremo alla prova in mare. Ah, ho preso un pacchetto da 4 perché sono praticamente il DV77. Vedete qui la scritta
Questa qui è la colorazione, diciamo, più naturale fra le tre, ed è quella sardine. E c'ha il dorso, come vedete, scuro, tendente al blu. Il laterale, la fiancata, quindi con i classici pallini del colore sardine e dei riflessi, come vedete, molto molto evidenti. Occhio in 3D, disegno qui sulla branchia, sempre in 3D. Ventre piatto, tondeggiante qui verso la fine. E una piccola ingobbatura, una piccola gobba qui sul dorso, molto molto appuntito dalla parte posteriore, e con una paletta davvero bella grossa che termina molto fine all'attaccatura qui, ma poi va praticamente ad allargarsi parecchio. Diciamo che questo qui è un minnow, sostanzialmente un jerk, un minnow, eccolo qui. E questo è il colore sardine. Presenta anche uno split che mi sa che questo qua lo sostituisco, vabbè, ma all'inizio proverò con lo split che è in dotazione qui sull'attacco. Questa colorazione sul rosa, sembra un pink sardine, lo vogliamo definire così questa colorazione qui. Dorso rosa, nessuna scritta. Il fianco praticamente con questa bellissima, a me questa è una cosa che piace tanto, secondo me attira parecchio i pesci. Colorazione con questi riflessi cangianti, anche questo naturalmente l'occhio in 3D e la branchia sempre in 3D, eccolo qua. E invece la parte bassa quasi simile come colorazione a quella del sardina, eccolo qui, un po' poco più chiara, sempre armato con due ancorette del numero 4. Questa colorazione che già abbiamo visto praticamente in altri artificiali che ha avuto, sempre gli Stinger. E questo qui è un testa rossa con questi bellissimi riflessi, il V77-110S della Tsurinoya, testa rossa. Le squame in rilievo sono qui, su tutti quanti naturalmente, qui sulla fiancata, e poi sono lisci sulla parte dorsale e sulla parte ventrale. E la palettona che contraddistingue questi minnow jerk. Finiamo con questa colorazione arancio e rossa, con questa parte più chiara che tende a rosa qui sul dorso, la parte posteriore davvero rossa, questo qui, ed anche la parte sottostante, il ventre, rosa qui sulla parte della testa e rossa nella parte finale. C'è questa linea semitrasparente, questa scura qui sulla, eccola qui, sul fianco praticamente, da un lato e dall'altro. Ok, e questi qua sono quattro nuovi jerk che andrò a provare per voi, di V77-110S della Tsurinoya. Naturalmente ora andremo a farci le prove in mare. Ok, stamattina voglio provare anche 3-4 anzi artificiali nuovi, che sono questi qua, eccoli, di V77. Voglio provare per primo questa colorazione qua. Allora, il DV77-110S, sempre della Tsurinoya. Questi qua non hanno pesistica mobile, hanno una pesistica fissa, c'hanno il rattling, pesano però 22 grammi. Questi qua sono sinking, quindi potrò fare ad esempio degli stop and go più meno marcati. Allora, facciamo sempre la solita prova. Guardate come sono talmente sinking che affonda praticamente immediatamente, eccolo qua. Quindi proviamo subito, questi non li avevo, forse non li avevo mai provati. Comunque, DV77, Tsurinoya, sono 110 sinking. Nonostante non abbiano il sistema di pesistica interno, si lanciano bene. Non si lanciano come con la stessa traiettoria, diciamo, di uno Stinger, che hanno questo sistema eccezionale di pesistica interna, ma si lanciano a dovere anche questi qua. Il nuoto con quella bella paletta non è per niente male, li sento bene. Non posso soffermarmi assai perché, come avete visto, calano sotto molto molto velocemente, però questi qua, diciamo che hanno questa caratteristica di poter essere jerkati in maniera abbastanza violenta, perché come vedete stanno sotto
ci danno la possibilità, secondo me, con forti correnti, dato anche il peso, di rimanere ben agganciati a quello che è il loro ambiente, quindi sotto il pelo dell'acqua. Ok, allora questo è uno stop and go non troppo fermato, abbastanza ritmato, eccolo qui. Naturalmente proverò anche gli altri colori, ma solo per farveli vedere con la luce di questa bella giornata coperta, quindi all'aperto, in pesca, qui al mare. Lo stop and go va bene, ma prendono stranamente, nonostante la paletta sembra che prendano meno acqua, ma la realtà è che hanno un nuoto più stretto, molto molto stretto, però nuotano davvero bene. Ok, proviamo un recupero con gercate più ritmate, frequenti e violente. Voglio vedere se resistono sotto il pelo dell'acqua. Sì, perfetto, benissimo. Ok, vanno davvero bene. Dopo, se ci riesco, ve li faccio vedere col drone. È difficile, però ci proviamo. Eccolo qua, questa colorazione qui del Surinoia DV7710S, eccolo, bella colorazione. La paletta, come vedete, è un po' più alta, quindi prende meno acqua, ma è abbastanza ampia. Proviamo anche gli altri colori.